Eh sì, vestito così sembra uguale a Stepney, ma dettagli. Bella a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi siamo tornati con le reaction del web. Come sapete, in queste ultime settimane Anthony Di Francesco ha fatto una nuova canzone, e ovviamente con Capparicious, perché non poteva farlo senza di lei. E la canzone in questione è Like Dislike. Una canzone che ha fatto un botto di visual e anche un botto di dislike, tipo ha superato i 100k di dislike, e ho deciso di leggere i commenti più divertenti sotto il video like dislike. E niente, devo dire solo una cosa: tu, Anthony Di Francesco, se sai che la canzone fa schifo, se avrà più dislike che like, perché lo fai? Io non ho parole. La prossima canzone, quando ne avrà 1 miliardo di dislike, potrebbe pure accadere. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con il primo commento, che è stato scritto da Alessandro Miano, e scrive: poveri ballerini che sono stati pagati per fare una figura di merda. Poveri sì, cioè veramente. Cioè, che poi il ballo, la coreografia era proprio bellissima. Proprio al bacio. Dico, ma chi ha scritto questa canzone? Chi è che ha fatto quelle coreografie pure? Ci sono ingegnati tantissimo. Il doppiaggio poi lasciamo stare. Lasciate un like per i poveri ballerini. Veramente, loro se la meritano un like per aver fatto una figura del merda del genere. Il prossimo commento è stato scritto da Gold Players, che scrive: raga, rodo tu 200k dislike per questa merda. Mamma mia, veramente, perché sta superando i record di dislike, roba che solo Anthony Di Francesco lo può fare. Ormai è diventato la persona più odiata di YouTube. E il prossimo commento è stato scritto da Danilo Abs. Vabbè, e scrive: like, dislike, perché abituato ai suoi numeri, non ci sono differenze. Questa è bella, questa è bella. Questa, mamma mia, è il top per adesso. Mamma mia, tipo, mi immagino Anthony Di Francesco che legge questi commenti a rosica. Tanto che rosicherà, che sicuramente farà qualcosa poi. Il prossimo commento è stato scritto da Whiteino, che scrive: come persona di editor avete preso un cinese per quei green screen? Cioè veramente, la cosa più assurda non è tanto i green screen, ma chi ha fatto le riprese. Perché cazzo fai gli zoom se il green screen sai che è una foto fissa? Si nota a chilometri poi che è un green screen. E poi un green screen decente lo potevate usare. A sto punto, al posto del green screen, potevate andare fuori a registrarlo. Ma vabbè, meglio che non parlo di queste cose. Il prossimo commento è stato scritto da Lideota, che scrive: istruzioni per provocare un fuggi fuggi generale. 1. Metti questa canzone. Fine. Sì, perché talmente fa schifo che le persone se ne scappano. Oddio. Mi immagino veramente la scena che tipo mettono questa musica e tipo tutta la gente che scappa per la merda che stanno sentendo. Tipo il sangue dalle orecchie che esce. Il prossimo commento è stato scritto da Mattia, che scrive: è bella come la fame in Africa. È paragonata addirittura alla fame in Africa. Cioè, per dire, la merda più totale. Oddio, tipo mi immagino Anthony Di Francesco che si sta triggerando. E il prossimo commento è stato scritto da Alessio Schiavina, che scrive: il momento più bello della canzone al minuto 3:59, quando finisce? Seriamente, secondo me quello è il momento più bello, perché finalmente finisce quella canzone di merda. Finalmente smettono di sanguinare le mie orecchie. Il prossimo commento è stato scritto dalla Mela Fanpage, che scrive un bel commento e scrive: allora, io dico, perché poi si mette a piangere? Perché lui si è impegnato a farlo. Impegnato. Uno, se proprio, proprio vuoi usare un green screen, usalo meglio. Oppure esci di casa, quello che ho detto prima. Prendi un treno e fai le riprese dove vuoi. 2. Uno youtuber come te che parla di questo argomento? Anche no. 3. Belli il modo che hai usato per sponsorizzarti, far finta che hanno pubblicato la tua canzone prima, creare caos e fare flame per poi farlo uscire subito dopo e ottenere views. Vabbè, tralasciamo views come è stato scritto. Non doveva essere il 4 quello? Vabbè, 4. Poveri bambini coinvolti in questo. E 5. Sono sicuro che il prossimo video sarà una cosa del tipo: sono stufo, non ne posso più. Che parla della canzone, ovviamente.
Serio, io me lo immagino subito, tipo tra qualche giorno Anthony Di Francesco farà un video, sono stufo, non ne posso più, e tipo dirà, leggerà tutti i commenti negativi, dirà il numero di dislike e ovviamente rosicherà. Caro Anthony, se non sai fare la musica, non lo fare. Non ci vuole tanto a capire questa cosa. Il prossimo commento è stato scritto da Emanuele Balistreri, che scrive, a questo punto, meglio il Pulcino Pio. Cioè, serio? Sembra più decente il Pulcino Pio, che è adatta per bambini, e non questa merda. Sono d'accordo con lui. E il prossimo commento, e secondo me è il più bello, è stato scritto da Mandarino YT, che scrive: dopo sta canzone, ho rivalutato Despacito. Cioè, noi che criticavamo Despacito, è 100 volte meglio di questa canzone. Cioè, Despacito lo supera. E l'ultimo commento di oggi, per finire proprio in bellezza, è stato scritto da Arietta. E scrive, in confronto le canzoni di Max Felicitas sono da disco d'oro! Questo è recto puro! Puro che dopo questo commento tipo Anthony Di Francesco si suicida! Tipo il trigger è arrivato alle stelle! Sono i commenti più belli di sempre! Anche se altri commenti ancora più belli li ha cancellati il grande Anthony Di Francesco per paura dei video! Ma a me non mi puoi fregare! Ho trovato i commenti più belli! Va bene raga, concludo qua questa reaction dal web sulla canzone Like Dislike. Se vi è piaciuto lasciate un like! Iscrivetevi al canale! Se piace poi già Facebook, trovate in iscrizione con altri social e niente, noi ci vediamo al prossimo video, bella a tutti raga.